Cercate di immaginare anche voi. Era mattino presto. Non c'era un alito di vento. Intorno era tutto silenzio, interrotto solo dal gracidare dei gabbiani in distanza. Mi sentivo un re. Poi arrivai a terra e così cominciò. Senza sapere come, mi trovai nei guai fino ai capelli. Mi dai 500 litri di benzina? Sì, ma guarda che non ti facciamo credito. Il principale non ne vuole più sapere. Porto uno a pescare sulle coste del Messico. Appena torno vi... E non te l'ha dato un anticipo? Sì, sì. Vabbè. Tieni. Quando hai finito, riporta la barca all'ormeggio, eh? A più tardi. La data? Sì, sì. Ho portato le provviste a bordo ieri. Le ho messe negli stipetti, quelli di pompa. Ce l'hai messo parecchio caffè? E pomodori? Lo sai quanto mi piacciono. Ah, niente pomodori, si fanno male. Sai, ho dovuto pagarli tutti subito, i fornitori. Non ho più niente. Vabbè, di bene in meglio. Ma cosa credono, che me la squagli? Finora ho sempre pagato. È stata una brutta annata per tutti quanti. Certo. Ti preparo qualche cosa. Buongiorno, papà. Sai che sei grande e non devi andare in giro così? Te l'ho detto, Connie, te l'ho ripetuto mille volte di non girare in quelle condizioni. Ma che cosa importa come vado in giro? Non rispondere alla mamma. E poi perché non ti lavi nel bagno? C'è dentro Amy, ci sta dei secoli. Chiamala, è ora di andare a scuola. E va bene. Non c'è più rispetto per i genitori al giorno d'oggi. Che quando cosa ti è successo, Amy? Ho dovuto pagarla in contanti. Mi ci sono voluti quasi tutti i soldi dell'anticipo. Che cosa ti lascio per andare avanti? Non ti preoccupare, ce la caveremo, vedrai. Lo so, tu fai sempre miracoli, ma io ti ho già chiesto troppi sacrifici. Ciao, tesoro. Un bacino. Mm. Uè, ma hai la barba, eh? Non è vero che ho la barba. Sì, che ce l'hai. Mettiti a mangiare. Prendo la mia roba. Che cosa c'è? Su, mettiti a mangiare. Va bene. A presto, Connie. Un momento. Non ci pensare, Harry, ce la caveremo. Sta tranquillo. Sembra un destino. Appena riesco a rimettermi un po' a galla, qualcuno mi ricaccia sott'acqua. Io e le bambine siamo come una palla al piede per te. È vero? Non dire sciocchezze. Stupido. Certo che da quando mi sono tolto la divisa, non ho fatto molta strada. Ed ero così sicuro di fare chissà quali imprese. Fiori, archi di trionfo, eravamo eroi, ti ricordi? Credevo d'avere il mondo in pugno. Non si diventa ricchi portando la gente a spasso per il mare. No, senti, non ricominciare con la solita tiritera dei campi d'insalata di tuo padre. Non mi ripetere che starei bene su un trattore. Quando hai incominciato avevi grandi speranze su questo mestiere. Volevi farti una flotta di barche. Ora lo vedi, non è andata. Cambia strada, Harry. Tenta un'altra cosa. Che devo tentare? Cos'altro so fare? Sono un marinaio. E così morirò. Va bene, come preferisci. Sei buona, Lucy. Non ho dormito quasi niente stanotte, perché pensavo a te. Quando ti penso sento l'emozione della prima volta. Stringimi, stringimi forte, così. Ehi, dobbiamo andare a scuola! Aggiustami il vestito. Ancora non ti sai nemmeno vestire alla tua età. Ehi, aiutami. Quante volte vi ho detto di bussare prima di entrare, eh? Andate di là, vi raggiungo subito. Avanti, su. Va bene. Andiamo con... Vedi. Oh. Accomodati la cinta. Ti vesti come un sacco, tu. Oh. Senti, Rosy, se hai bisogno, questa vale 100 dollari. Non la venderò. Va bene. C'è Wesley! Salve! Buongiorno.
buongiorno, buongiorno, buongiorno. Avanti, su, non saluti tu. Avanti, di buongiorno. Si vergogna. Buongiorno. Vedi come mangiano i italiani. Buongiorno, Wesley. Buongiorno, signore. Beh, andiamo. Lo lasci qui, Doc. Andrà a scuola con le bambine. Ehi, ragazzi, arrivederci. Arrivederci. Ciao. Ciao. Tu avanti, ora devo andare a scuola. Oh, è ancora presto, mamma. Stanno arrivando. Ah, non è solo. Discreto, eh? Ti presento il capitano Morgan. La signorina viene con noi. Finalmente conosco un lupo di mare. Sia chiara una cosa, signor Hennigan. Il mio è un battello da pesca. Se faccio qualche cosa che non va, me lo farà notare. Lei pesca? Oh, quanto m'è poco simpatico. Non lo sono a molti. Partiamo, signor Hennigan. Quando vuole, comandante. Vieni, Happy. Si parte per la terra del sole. Metti in moto! Mi piace il Messico. Lei mi piace. Dipende dalla pettinatura. Però ha il mento debole. Le hanno mai detto che ha il mento debole? Sì, almeno acida. È sua la colpa. Se ne stia buona, si prenda la sua tintarella e mi lasci lavorare in pace. Di solito mi trattano meglio. Lì c'è il suo amico, non stia a perdere il tempo con me. Faccia la brava ragazza una volta. Sì, brava. Bel divertimento. Come può fare? Mi leggo un bene all'erito che mi ha llegato a este paese a me otra vez. Muchas gracias. Signor Hennigan, quando desidera ripartire? Domani o dopodomani al massimo. Sono stanco di pescare. Allora mi dia un po' di soldi. Ne ho bisogno per la benzina e per le carte. Sicuro, non avrei dovuto farla strettare tanto. Non pensavo che avesse come spenderli qui. C'è sempre il modo. Noi andiamo ai combattimenti di Galli. Si raggiunga là e sistemeremo la questione. Vabbè, a più tardi. Vean la pelea de gallos. Vean pelear los gallos de sangre azul. No dejen de perder la pelea de gallos. No dejen de perder la pelea de gallos. Mire mi gallo, señora. No dejen de ver la pelea de gallos. Ay, ehi, signor capitano, che piacere vederla. Cercavo due americani, li hai visti? Nell'altra stanza, dai Galli. Ah. Morgan, finalmente vedo una faccia conosciuta. Io sono qui da 15 giorni. E chi imbrogli? No, non dire di queste cattiverie. Sono qui per una causa di divorzio. Sentissi che roba. Devo andare. Ehi, ho un'idea. Tieni. Un affare per tutti e due, un buon affare. Porteresti a Newport un paio di passeggeri? Gente che paga. Sono al completo. Stabilisci tu il prezzo. Nessun rischio, lo garantisco io. I soldi fanno comodo. Sì, no? Ma non in galera. Pensaci sopra. Puoi chiedere quello che vuoi. Un uomo onesto come te, con una barca onesta,
può valere molto per alcuni, non per me, naturalmente, sono onesto, ma per gli altri può valere molto. Sei commovente. Ma quando capirai che ti sono amico? Ah, vuoi conoscere una brava figlia appena divorziata? Affogati. Ripensaci, c'è tempo. Carmen, Carmen. Non ci interessa i combattimenti? No, sono troppo rumorosi. Si sieda. Grazie. Cameriere? Io prendo un Drambuie. Due birre. Posso? No, oh, certo. Aspetti. Oro, eh? Il mio fidanzato. Ah. Auguri, allora. È l'unica cortesia che lei mi abbia usato. Proprio l'unica. Tutto qui nel Messico è bello e romantico. Meno lei. Perché non è più cordiale con me? Le costa tanto? No, no, affatto. Ma dispiacerebbe a mia moglie. Oh, scherza? No. Oh, è un marito fedele. Ah. È il primo che incontro. È carina? Non so, a me piace. Siamo una cosa sola. Che nessun'altra donna mi interessa. Come lo sa se non prova? Vedo che andate perfettamente d'accordo quando non ci sono. Ha perso un sacco di soldi coi combattimenti dei galli. È arrabbiato. Ho ragione adesso. A proposito di soldi... Ah, sì, quanto le devo? Tutto sommato $830. Ma voglio contante. Vuole che abbia $830 in tasca. Domattina, se vuole, vado in banca. O se preferisce... Va bene, allora me li darà domattina. Mi terrò pronto a partire alle 10. Ma dovrò prima pagare la benzina. Sia sicuro. Cameriere? La trovo a bordo dopo? No. Ah, è così. Buonanotte. Grazie di niente. Non voglio più vedere i galli combattenti per tutta la vita. Sono le 2. Anche se partiamo non ci si fa. Aveva detto fra le 10 e le 11. Lo sai cosa penso? Io lo penso da mezzogiorno. Dov'è Naga? Se vogliamo arrivare prima di notte, dobbiamo andare. È partito in aeroplano. Che cosa? Gliel'ho detto, è partito in aeroplano. Sono arrivata che l'aereo si era appena mosso. Ma ha fatto segno. Maledizione. Non mi è mai piaciuto, sorrideva troppo. Andiamo, vieni con me, Wesley. Ehi, sono mortificata, ma per pagare l'hotel sono rimasta al verde. Potrei tornare con lei? È una parola, mi ci vogliono $100 per pagare la benzina. Se non li trovo, mettiamoci pure a imparare la lingua. Ieri sera parlavo con uno vestito di bianco, un certo Duncan. L'hai mica visto? Quell'imbroglione? Ma sì, lo so meglio di te. Me lo potresti trovare? Sì, va spesso al caffè Polk. Digli che venga qui, che gli devo parlare. Senti. Non ti metti mica nei guai. Di che cosa hai paura? Voglio solo sentire quale affare voleva propormi. Senti, Wesley, fammi il favore, ci penso io. Eric.
può venderci un cavo, magari. Non venderemo nessun cavo. Hai la testa più dura di un sasso. Il tuo cliente t'ha piantato, eh? Poveretto. Ci hai ripensato adesso. Non fai più il gradasso, eh? Fortuna che ti voglio bene, se no non ti farei questo piacere. E come te la caveresti, allora? Lo fai perché ti conviene. Ma io lo faccio per aiutarti, perché mi sei simpatico. Sono proprio commosso. Vedi che si tratta. Porteresti qualcosa con la barca? Dipende. Come dipende? Voglio sapere cosa. Vieni di qua. Io sono il signor Singh, capitano. S'accomodi. È molto veloce il suo battello? Te l'ho già detto, è velocissimo. Bada molto a ciò che carica? In generale preferisco caricare roba che non parli. Questa roba parla. E parla cinese. Perché io? Perché sei onesto e la barca anche. Nessuno penserà che tu imbarchi degli emigranti clandestini. Quanti sarebbero? 8. $200 a testa. E lei quanto in tasca? Questa non deve interessarle. Io ho moltissime spese e devo pagare molta gente. Fra gli altri me. $1,600 non sono un soldo. Non parlo stupido, accetta, su, che ti conviene. Lo sapete quanto mi danno se mi pescano? 10 anni, perlomeno. Se ci sono delle prove, si intende. Cercherò di essere più chiaro. Una volta partiti, non mi importa cosa succederà di loro. Proprio niente. Chiaro? Chiarissimo. E quando li avrò i soldi? 300 subito e il resto all'imbarco. Ci sto pensando. Aspettate. E non perdi la barca. Torni a casa, sono cose importanti. Ho l'acqua alla gola. Quei 300, mettili lì sopra. È per stasera. Lui le aspetterà qui alle 9 e le darà le istruzioni. Niente armi, non devono avere bagagli di nessun genere. Chiaro? Ma certo, se fidi, i nostri interessi sono i suoi. La mia parte. Siete tutti uguali, la sbandierate tanto questa famosa onestà. Girate largo quando incontrate gente come me. Ma quando siete nei pasticci, fate come gli altri, compreso te. Presenterà la dogana di San Diego ad arrivo. Sì. Ma a parte solo. È il suo marinaio questo, è Wesley Park. No, quello verrà dopo. Ma è un po' lunga da solo. Ci sono abituato. Ehi, hai avuto tutto? Sì. Allora si parte. Sì, ma tu no. Come sarebbe dire tu no? Resti qui. Non sono stato chiaro? Ma come te ne vai via da solo? Che cosa t'ha preso? Ho detto che tu resti qui. 12 anni. Io sono con te da 12 anni. E mi tratti in questo modo. Mi sbarchi su due piedi. Mi metti sulla banchina a questa distanza da casa. Senza neanche dirmi perché. Io non ti farei una cosa simile. Lo so, ma non ti posso portare lo stesso. Prendi il treno, vai a San Diego e domani alle 3 vieni al porto che ti imbarco. Dove gli hai? Allora hai accettato. Hai accettato. È per questo che mi vuoi lasciare a terra adesso. Vattene, levati dai piedi. Barry! Cosa c'è? Sei stabilita qui?
Gliel'ho detto, ho lasciato l'albergo. Sono al verde. Venga, prenda la sua roba e se ne vada. Va bene. Avanti, si sbrighi. Va bene, me ne vado. Ma sia più cortese. Sia calmo. Grazie dei soldi, comunque. Non ci pensi? Sì, cercherò. Qui, in questo punto, c'è un'insenatura. Il fondo è buono. E l'appuntamento è alle 2. Quando vedi il segnale, ti avvicini. Ricordati, alle 2. Capito? Credi che siano tutti scemi? Non sono mica te. Ma devi sempre fare il furbo. Sta attento, piuttosto. Questo signor Singh da quanto tempo è qui? Un anno. Prima ce n'era un altro, ma l'hanno ammazzato. Ammazzeranno anche lui, prima o poi. Se ci riusciranno. Singh è molto sbrigativo. Ci vediamo a Newport. Il meno possibile. Vieni fuori. Non t'arrabbiare, Harry. Siamo tornati a bordo mentre eri in paese. Ti credevo meno imbecille. E sì che lo sapevi, in crazza di guai m'ero messo. Perciò sono tornato a bordo. Non t'avrei lasciato se non ci fosse stata una ragione. Ormai sono qui e ti posso sempre far comodo. Tu lo sai usare questo? Si tira l'otturatore e si spara. Sì. Ma senza far buchi nello scafo. Di che si tratta? Te lo dirò dopo. Vuole che io me ne torni via a nuoto? O è troppo tardi? Potrebbe ancora succedere. Vedrà che non è un divertimento. Va fuori che spengo i fanali di via. Bevi un sorso, ne hai bisogno. Beh, allora? Imbarchiamo 8 cinesi. Ci daranno 100 anni di carcere se ci beccano. Quando vengono a bordo, mandali giù. Se qualcuno rompe le scatole, prendi la carabina e stendilo. Ma dobbiamo proprio farlo. Perché non ci squagliamo? Troppo tardi. Venga. No, grazie. Mi dispiace tutto questo. Me ne sento un po' colpevole. È un brutto guaio. E può peggiorare. Se le venisse in mente di dirlo a qualcuno, si ricordi che c'è anche lei. Me lo ricorderò. Dovrebbero entrare di contrabbando? A quello che me li dà non importa cosa ne faccio. Posso anche portarli al largo e affogarli. Ehi, Harry, c'è una luce. Sono loro. Lei si metta qui. Stia buona e zitta. Sarà meglio per lei. Tu resta qui, io vado fuori ad aspettarvi. Non lasciare il timone, qualunque cosa succeda. Quando dico avanti, metti avanti tutta. Non perdere la testa, eh? Io sono calmo, ma è per te che ho paura. Fa due lampi. Harry, che cosa ne farà dei cinesi? Ci penserò dopo. Si avvicina una barca da ore 11. Termolelica, Westy. Venite a sinistra. Buonasera, capitano. Un momento, un momento.
Tongue Yatian. Vediamo questi soldi. E Togan. $300. Siamo lontani da quanto avevamo detto. Il resto lo avrà quando saranno a bordo. Avanti, a bordo. Svelti! Presto! Mandali giù, Wesley! Presto! Chiudili a chiave! Fuori gli altri soldi, signor Singh. Ho dovuto sostenere molte spese. Wesley, fai sbarcare i cinesi. Non è necessario, capitano. Ho qui in tasca il resto della somma. Avanti tutta! Zitto, stai zitto. Peggio non poteva andare. Non avevo mai visto una cosa simile. Ho visto dei feriti, molti incidenti, ma non avevo mai visto ammazzare un uomo. Beh, adesso l'hai visto. State zitti, se no vi ammazzo tutti. E adesso cosa ne fai? Ti sbarco sulla costa. Tu vai di fuori, prendi una gaffa e scandaglia. Quando tocchi fondo, avvisa. Uscite. Siamo negli Stati Uniti? No, sempre nel Messico. Questi sono i soldi, riprendeteveli. Il vostro amico non vi ha potuto aspettare, avete capito? Avanti, scendere. Presto, sbarcare. Non nuotare. Non importa, si tocca. Ecco, guarda, è basso, vedi? Si tocca. Avanti, scendere. Avanti! Avanti, presto! Brigate! Avanti! Avanti! Andiamocene! È ferito? Niente. Lei si mette a dormire. La sveglio io quando saremo a San Diego. Thank you.
Sta entrando il qui in capo. Non si volti, ma ho l'impressione che ci seguano. Non ci rivedremo più, vero? No. Mi dica una cosa, però. Dove posso trovarlo, Hennagan? Non lo so. Dove l'ha conosciuto? Al giardino d'infanzia. Ciao, Rogers. Beh, come va? Non c'è male. Va bene così? Sì, benissimo. Grazie. Ma a cosa devo tanta gentilezza? Chi è quella? Una passeggera che ho imbarcato a San Diego. Dia nome e indirizzo al marinaio. Anche il telefono? Ti sequestro la barca. Come sarebbe? Perché la sequestri? Ah, lo saprai tu. Ci è arrivato un radio dalla capitaneria di Ensenada. Ma cosa diavolo dici? Un cinese che evidentemente sa leggere anche l'inglese ha detto che era sul Sequin diretto negli Stati Uniti. Ah, questa sì che è una balla. Dammi le chiavi. Provaci un po' a prendermele. Harry, non fare storie. Io non posso far altro che eseguire gli ordini ricevuti. Il tuo fratello starà sotto sequestro finché nel Messico non avranno chiuso l'inchiesta. Non c'è che fare. Ma io ci vivo col battello. Così mi togli il pane di bocca. Vabbè. Andiamo. Leona Charles, Chatham Towers, appartamento 3C. Telefono 4906. Così ti hanno preso il battello, eh? Ti sei messo nei guai giù nel Messico, eh? Signora, lei è un tesoro di donna, ma perché non si fa i fatti suoi per una volta? Mi meraviglio, Harry. Se fossi un uomo, tu non... Non lo è, ma ci manca poco. Ehi, c'è nessuno in casa? Oh, c'è papà, c'è papà. Ci hai portato i regali? Che cosa c'è? E perché vi dovrei portare dei regali? Sì, che li hai! Ce li porti sempre. Sei un papà buono. Un papà buono è difficile a trovarsi. Per noi è stato facile. Niente. Credo che ci siano dei pacchetti nel sacco, credo. Oh! Uno è per la mamma. Dove è andata? È andata a fare la spesa. Fa presto, Connie. Ma quante figlie? Ciao, Harry. Ciao, cara. Mamma, guarda papà che ti ho portato. Che belli. Il mio è più bello. Sono belli tutti e due. Il mio è più bello. Tu lava le tasse. Sul mio c'è un indiano. Ma il mio è più bello. No. Hai mangiato? No. Ti preparo qualcosa. Un altro che sembra una patata. Hai una bella faccia tosta. È andato bene il viaggio? Ehi, 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 mi fate scoppiare il cervello. Che dicevi, Lucy? Se è andato bene il viaggio, se è andato tutto bene. Sì, sì. Non ti sei scordato che Phyllis ha un'ipoteca sul battello? No, non me lo sono scordato. Oggi mi ha scritto mio padre. Dice che quest'anno gli ortaggi sono una meraviglia a Salinas. Evviva Salinas. Dice che ha bisogno d'aiuto, che dovrà prendere un fattore. Pensava che... Lo sai già, vero? Cosa c'è da sapere? Smettila. Sto via 3 settimane, non faccio in tempo a tornare. Non ho voglia di litigare. E io sì. Harry, ci sono le bambine. Ci sono i vicini. Che sentano, sanno tutto di noi. Perché non dovrebbero sapere anche questo? E anche tu lo sai. Lo sai che mi hanno sequestrato il battello. Ma se lo sanno tutti in paese, non si parla d'altro da ieri. Per questo ti avevo detto... Sì, sì, lo so, l'insalata. Non urlare. Levatelo dalla testa, io non ci vado a Salinas. Io non vado a rompermi la schiena in un campo a cogliere l'insalata prima che se la mangino i vermi. Io ti volevo solo aiutare. Non brontolare, è questo l'unico modo di aiutarmi. E chi brontola? Io cercavo solo di farti usare il cervello. Non sai cosa ho passato io in queste 3 settimane. Non cominciare con la solita litania.
Tu hai una moglie e due figlie a cui pensare. Devi tenerci insieme e procurarci l'indispensabile per vivere. E questa è la sola battaglia che devi vincere. Sì, è una battaglia e io ho paura. L'hai detto tu di bussare. Possiamo andare al cinema? Ma ci siete state ieri. Lo vogliamo rivedere. È tanto bello. Bambine, venite. Vi piacciono i regali? Oh, moltissimo. Il mio è più bello. Va bene, andate al cinema. Oh, grazie, papà. Attente quando attraversate la strada, eh? Staremo attenti. E non sbattete la porta uscendo. Losi, scusa se ho urlato, eh? L'hai fatto perché sei nervoso. Perché te l'hanno preso? Oh, niente, è uno sbaglio, si risolverà. So che c'era una donna a bordo e che era carina. Sì, era l'amica di Ennacan. Poi lui l'ha piantata, ma non mi è sembrata bella. Dicevano. Aveva dei nei, piena di nei. Quanti anni aveva? Questo conta. Oh, non più di 40. Belle gambe, però. Ehi, perché questo schiaffo? Per le belle gambe. Senti, Lucy, no, io ti... Harry, ti prego, no. Ti ho portato un regalo dal Messico. Le bambine potrebbero tornare. Non ci pensano nemmeno. Oh, no, Harry, no, ti prego. È quasi asciutto. Non avevi detto che l'inchiesta sarebbe durata una settimana? Dice che non l'hanno ancora trovato, questo tale. Sì, è una bella storia. La stagione è finita e io sono indietro di 2 mesi coi pagamenti a Phillips. Non è colpa mia. Non sono stato io a fartelo sequestrare. Ho lavorato 10 anni per comprarlo e adesso lo perdo. E tutti mi dicono che non è colpa loro. Devi fare qualcos'altro? No. Andiamo. Se vuoi venirci, telefonami. Grazie di avermi fatto lavorare. Di niente. Talk about me when I'm gone. Oh, honey, though our friendship ceases from now on. And listen, if you can't say anything real nice, it's better not to talk at all, is my advice. We're parting, you go your way. Come vanno le cose? Beh. Sei scocciato? Me lo chiedi? Ehi, Charlie! Hai mica visto Johnny? Digli che ho un lavoro per lui. Va bene. Uè! Che c'è di nuovo? Un accidente c'è di nuovo. Che ne hai fatto del battello? Lo sai che ne ho fatto. Cos'è successo? Tutto, cambiamo discorso. Perché non mi preghi di fartela riavere? Ti prego di buttarti dal quinto piano. Tu sei il solito ingrato. Vabbè, te la farò riavere lo stesso, gratis. Se anche avessi bisogno non verrei da te, farabutto. Ma perché mi insulti? Io voglio solo farti un favore. Fagli a qualche altro i favori. Ehi, non t'avevo mai visto bere prima. Senti, fammi il santo piacere, levati dai piedi. Harry, anche se non vuoi t'aiuterò. Io potrei avere un lavoro per te a giorni, uno che vuole affittare il battello. Si tratta di un caro amico. Fallo a dire alla capitaneria, ce l'hanno loro, e poi puzzano i tuoi amici. E anche tu, puzzi, quindi levati dalle scatole, fila! Non dovresti parlare così a chi cerca di aiutarti. Dì a Johnny di telefonarmi. Bella gente ci viene qui. Beh, innocuo. Sì, innocuo, innocuo per modo di dire. Charlie, ti fidi di me? Mm-hmm. Vorrei prendermi una stronza. Fa pure, puoi votarla.
da chi si vede, Morgan. Ciao. Ma avevano detto che lei circolava da queste parti. L'avevo chiesto. Non mi ha telefonato. Perché avrei dovuto farlo? Potrei avere trovato Hennigan. E dove? Non lo so. Ma se lo sapessi, se ne sarebbe potuto parlare. Ma che scherzo intelligente. Me lo perdoni. Ma lei è così scontroso. Si può sapere che è venuta a fare? Sono con degli amici, uno dei quali ha uno yacht, naturalmente. Credevo che ne avesse avuto abbastanza di navigare. Dipende dal padrone del battello. E la smetta, la smetta. Si ricordi che le sono amica? Ho fatto la brava bambina, ho tenuto la bocca chiusa anche quando sono stata interrogata. Sia un po' più educato, almeno. Non ha torto del tutto. Sono venute ad intervistarmi circa il viaggio. E che ha detto? Che si è svolto senza nessun incidente. Brava figlia. Certo, ma romantica. Lei è sempre tanto aspro. Non sa fare le cose che aspramente. È sempre stato così? Sì, ne sono sicura. Non si diventa così come lei all'improvviso. Ma che bella conversazione. Perché continua a perdere il tempo con quella barca? Lei può fare ben altro. L'unica mia abilità sta nel vedere un tonno a un miglio di distanza e la sfrutto. Ce ne andiamo, Leona. Salute. Arthur si è arrabbiato. Digli che gli farà male. Perché fa questo? Anch'io vedo i tonni a un miglio di distanza. È la mia sola abilità. E la sfrutto. Avrà dei dispiaceri se continuerà a desiderare ciò che non le appartiene. Finora mi è andata bene. Lei esaurisce le vittime. Ah, si sta esaurendo? Avanti. Mi sto abituando. Ha una faccia di bronzo. Ehi, guarda chi arriva. Non sapevo che fossi in compagnia. Mi ha telefonato Charlie per dirmi di venire qui e portarti a casa. Naturalmente, se tu ci vuoi venire. Ma certo, ma certo. Quando bevo non riesco più a ritrovare la porta di casa. Oh, Leona, questa è mia moglie Lucy. Lucy, questa è Leona... Leona... Sono Leona Charles, signore. Sono venuta dal Messico col Sea Queen. Ah, mio marito mi ha parlato di lei. Ma l'aveva descritta diversa. Io cambio molto. Ho incontrato Harry e così abbiamo preso un whisky insieme. Ne vuole un po'? No, grazie. Le dà il capogiro. Anzi, mi sembra che tu ce l'abbia già. Stavo stirando i panni e non sapevo che... Dammi quel whisky, ne ho bisogno. Io l'invidio, signora. Deve essere bello avere una casa e una famiglia alle quali badare. Provi. Sì, proverò un giorno. Lei nel Messico era con suo marito, signora? No, marito. Me ne dispiace. Perché continua a punzecchiarmi? Non ce n'è ragione. Purtroppo. È una brutta abitudine, ma io dico la verità. Ma che state pettegolando? La signorina mi diceva che non c'è stato mai niente fra voi due. E io le credo. Te l'avevo detto. Uomini. Donne. Beh... Credo che sia arrivato il momento di andarmene. Dirò che gli amici mi aspettano. Scusi. È un regalo. Era un modello. È bella? Sì, ma va tenuta con delicatezza. Come tutte le cose che hanno un valore. E allora per me non va. Io tengo stretto ciò che è mio. Beh... Sai che ti dico? Io non ho capito niente. Voi due stavate parlando... Quando ti ho chiesto la sua età, tu mi hai detto non più di 40. È vero. E mi hai detto che aveva anche i nei e molti. Per quanto ne so, potrebbe averne anche 1000. Ha bei capelli, però, e belle gambe. Ne serviranno per filare. Miau, miau. Andiamo a casa, che ne ho abbastanza. Ci ho dato una buona botta. Pazienza, ci aggiungerò dell'acqua. Grazie di avermi telefonato. Ehi! Andiamo.
qualcosa. Sto bene, non c'è bisogno che mi chiedi, sto sudando. Ehi ragazzi, vi divertite? Ehi! È ubriaco, tuo padre è ubriaco. Ehi, dove ne andate? Cosa gli è? Sono piccole, non capisco. Si vergognano di me. Sì, si vergognano. Si vergognano. Sono piccole, ci vorrebbero perfetti. Non ce la faccio più, ti dico, non ce la faccio più. Credevo ad essere così in gamba. E lo sei. Sei l'uomo migliore che io abbia conosciuto. Non è vero. Non riesco più a chiudere occhio. Non uscirò mai dai guai in cui mi trovo. Te lo ridaranno. Ma che, non è al battello che pensa. È quel... è quel cinese. Che cinese? Quello che ho ucciso nel Messico. Che hai fatto nel Messico? Me lo devi dire. Harry. Che cosa hai fatto? Sì, mi voleva sparare e l'ho ucciso. Da allora non ho più pace. Mi sta sempre davanti. Ma se è così, è legittima difesa. Harry. Harry. Morgan, ti vuole Roger sulla motovedetta? Sto lavorando, non può aspettare? No, ti vuole subito, è per il battello. L'hanno portato lì. Ma che cosa vogliono da me? Non so, ha detto di andare là, non ha detto altro. Vengo con te. Resta qui. Senti, ne ho abbastanza di sentir parlare del Messico. Che vuoi? Io devo lavorare. Calma, calma. Te la restituiamo. Cosa? La barca. L'ha ottenuta Duncan dal tribunale. Ma io non gli avevo chiesto di occuparsene. Gli sarei simpatico. In ogni caso, lì c'è il battello. Guarda però che noi non ci vediamo ancora chiaro. Se fai tanto da uscire dalle rotaie, ti saltiamo addosso come pantere. Quando uscirò dalle rotaie ne riparleremo. Per ora non l'ho fatto. Ecco le chiavi. M'hai favorito molto. Beh, grand'uomo, ecco qua. Te l'avevo promesso, libero. Io ottengo sempre tutto quello che voglio. Perché l'hai fatto? Per farti un piacere. Raccontala un altro, tu venderesti tua madre se valesse qualcosa. Tieni a posto la lingua, se no te ne faccio pentire. Non fare lo sprofone. 3 giorni dopo la tua partenza hanno pescato in mare il cadavere di un cinese. Ne sai niente tu per combinazione? Che cosa vuoi da me? Sta calmo. Nessuno sa da dove è venuto. Per ora non lo sanno. Ma lo so io. Io sì. Basta che tu sia educato per avermi amico. Non chiedo troppo. Hai voluto fare il forte, non ti sei voluto piegare. Ma verrà il momento che ti spezzerai. Lascia che vada come deve andare. Non resistere. Come dovrebbe andare? Questi miei amici, di St. Louis, te l'ho detto, vorrebbero prendere in affitto il battello per una certa cosa. Pagano bene. È un po' rischioso, ma vale la pena. Se è così, non è roba per me. E abbia un po' di fegato. Ne ho abbastanza di fegato e ne ho più che abbastanza di te. Bella gratitudine. Per te avevo perso il battello. E per te l'ho riavuto. Adesso siamo pari. Non parliamone più. Come vuoi. Lo sai che l'ho avuto per miracolo il battello? Subito dopo è arrivato quello della benzina. Come si chiama? Phillips. Già, lo voleva anche lui. Dice che sono parecchi mesi che non lo paghi. Vieni a trovarmi quando ci avrai pensato. Ehi, Wesley! L'ho riavuto! Ho riavuto il battello!
Ciao, mamma. Il nostro piccolo ascoltatore, compriamo il Spegni la radio. E tu, metti le patate al fuoco. Sei stata dal parrucchiere, mi fai vedere? E dopo, metti le patate al fuoco. E tu, aiutala. Oh, mamma, volevo sentire la radio. Quando abbiamo finito possiamo andare da Sally a giocare. Che ne dite? Stai male. Perché te li sei tinti? I vicini ci prenderanno tutti in giro adesso. Non potremo più andare per la strada. Sei un impertinente. E anche tu sai, Connie. Io non avevo detto niente. E non mi guardate che mi innervosite. Che cosa volete qui? Sally ci ha detto di andare da lei. Possiamo andare? Sì, andateci. Restateci, se volete. Andiamo, Non avrei mai creduto che la nonna facesse una cosa simile. Ehi, ho riavuto la barca. Non ti arrabbiare. Le ricresceranno. M'ha chiamato Rod... Ehi, Lucy! Ho riavuto la barca. Me l'hanno ridata. Bene, mi fa piacere. Adesso devo tirarla in secco e ripulire la carena. Hai un vestito nuovo? No, il solito. Eppure... Ma... Quando è successo? Oggi. Non ti piace? Ma sì. Certo. Ti stanno bene. Fatti guardare. Non ti piacciono? Sì che mi piacciono. Sono molto belli. Mi ci devo abituare. Ti stanno bene. Ti donano molto. Se vuoi posso rifarmi brune. E perché? Stai bene. Benissimo. Erano tanto scuri che non li volevano fare, ma io sono riuscita a convincerli. Alle bambine non piacciono. Dicono che sono brutti. Che vuoi che sappiano? Vuoi veramente che li lasci così? Potrei farli più chiari. No. Mi piacciono così. Non mi fanno troppo vecchia. No, ti stanno benissimo. Volevo essere più bella, Harry. Volevo piacerti di più. Lo so, lo so. Harry, ho pensato una cosa. Perché non ce ne andiamo a pescare per conto nostro in alto mare? Lo pagano bene i pesci adesso. Un mio cugino che lavora al mercato dice che è un momento ottimo. Buongiorno, Phillips. Te lo devo prendere, sai, Harry. Cosa? Cosa hai detto? Ti prendi il battello. Non mi hai dato un centesimo da giugno. Speravo almeno che mi dessi un acconto. Sapevi che avevo bisogno e non ti sei fatto neanche vedere. E che venivo a fare se non avevo i soldi? E poi è meglio anche per te. Mollalo quel battello, dammi retta. Andrai sempre più in giù se lo tieni. E tu che ne farai? Lo farai marcire così? No, per il sequin ho un acquirente. Dammi un altro mese di tempo, Phillips. Non posso. Credimi, lo faccio con dispiacere, ma non posso aspettare ancora. Ti prego. Dammi una sola possibilità. Beh, va bene. L'acquirente lo terrò a bada per 10 giorni. Di più non posso darti. Sei un bravo uomo. E grazie, eh? Ah, lascia andare. 10 giorni. E dove li trovi tanti soldi in 10 giorni? Li troverò. E tentai. State certi che tentai. In tutti i modi possibili. Andammo anche a pescare per conto nostro, ma non ci facevamo neanche la pezza. Poi Lucy cominciò a lavorare per la veleria e a portarsi il lavoro a casa. E questo mi spezzò le reni. Ma
Ma perché hai preso quel lavoro? In qualche modo bisognava fare. Hai ripensato, hai bisogno di soldi e sei venuto a chiedere aiuto a me, vero? Vieni, vieni, e io ti consiglio bene, e gratis, perché mi sei simpatico. Tu non ci crederai, ma è così. Sedetevi, sedetevi, prego. Accomodatevi. Sarebbe questo, Morgan? Già. Alaria Famata. Qual è il tuo primo nome? E il tuo? Non perdiamo la calma. Che cosa sa? Quello che mi hai detto. Che vuoi il battello in affitto. Questo tu mi hai detto e questo ho ripetuto. Non una sola parola di più. È che lo so che sei un chiacchierone. E quanto vuoi al giorno? Che cosa ci volete fare? Ci vogliamo andare al largo, circa 100 miglia. Non ce n'è pesce al largo. Per me ci sarà. Se lo dice vuol dire che c'è, gli devi credere. L'assicuro. E che si fa quando siamo al largo? Chi lo sa? Potremmo incontrare un altro battello. Più grande, magari. E più comodo. Tanto che potremmo decidere di trasbordare. Sono cose che possono succedere. Io l'affitto solo per la pesca. E per la pesca quanto ne vuoi al giorno? $2,000. Gran pezzo di fesso. Io non gli ho detto niente. Non gli ho detto niente. Non ce n'è pesce a 100 miglia. Quindi si tratta di qualcos'altro. Se lo affittate per pescare sono $40 al giorno. Ma se volete uscire dal porto e dirmi voi dove volete andare, sono $2,000 al giorno. Non è molto, credetemi. Con quel battello e quest'uomo andate in capo al mondo. Niente lì per te, i tuoi consigli. Ti vuoi fidare del primo venuto? Tu ti ecciti, perdi la calma? Quando non mi danno quello che mi devono. Da dove credi che vengano questi soldi? Non me ne importa. Mi basta che siano buoni. Quando puoi partire? Quando vuoi. Ma devo saperlo prima per comprare la benzina. Se ti mostrassi un punto sulla carta, sapresti andarci. Senza difficoltà. Ho studiato navigazione. Qualcuno di voi mi aiuterà? Nessuno di noi se ne intende. Mi dovevate dire qualche altra cosa? No, tutto qui. Ti farò sapere io cosa avranno deciso, stai tranquillo. Non so cosa decideranno questi signori, ma comunque te lo farò sapere. Va bene, i soldi li voglio anticipati. Se decideremo di andare, li avrai anticipati. Capitano? Non aspettare l'avviso per prendere la benzina. Se diciamo di sì, fa pure il pieno. Hai capito? Appena avranno deciso, verrò da te. Dove? Allo Short Club, fra mezz'ora. Va bene. Io credo che a questa condizione possiamo aspettare. Ciao, Eric. Ciao. Permetti? Aprimi la saletta, devo parlare da solo con Duncan. Buongiorno, chi era quello? Un amico del mio amico. Torno adesso da Catalina, sono spettinata, eh? Divertita? Quando si conosce un'isola, si conoscono tutte. Non credevo di rivederla. E perché?
Mi piace sua moglie. Le avevo detto che... Lo so, eccezionale, me lo ricordo. Ma anch'io mi ritengo eccezionale. Anyhow, I liked her. Not enough to want a long conversation about her. Not that much. Va bene, suggerisco a lei un argomento di conversazione. Mi perdoni. Sono un po' stanca della gita. E forse sono invidiosa di sua moglie. Lo sa che non le ho creduto quando mi ha detto che l'amava. In genere, gli uomini che dicono d'amare la propria moglie fanno peggio degli altri. Non io. Sì, 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 ora le credo. Ma potrebbe essere orgoglio. L'orgoglio è un gran brutto male. Non mi provochi. Io non ho niente contro di lei. Lei mi piace, anzi. Anche lei, a suo modo, è eccezionale. E si può amare la propria moglie, ma desiderare qualche emozione. Ci si ama. Ma... io amo mia moglie, ma... solo come gli altri. Mia moglie... si è fatta bionda. Ma che strano. Io avevo pensato di ridiventare bruna. Se le può interessare, io alloggio qui. Numero 7. Gli amici entrano con un calcio alla porta. Harry, vieni. Andiamo. Non ci conti troppo. Ho anche altre cose da fare. Che le raccontavi? La storia della tua vita? Potevo morire se aspettavo che tu arrivassi. Avresti fatto bene. Non parlarmi così, lo sai che non lo sopporto. Sii più gentile. E cosa hai da tremare? Beh, che hanno deciso? Hanno detto di sì, che va bene. Vogliono il battello domani, 3:30 precise. E di che si tratta? Se non ti interessava. Questo l'ho detto davanti a loro, ma ora siamo soli. Si tratta del totalizzatore. Alle corse, domani pomeriggio. Durante la terza corsa, tutti in 1:30, è tutto disposto. Faranno in modo che la polizia insegua un'altra macchina e loro invece verranno al porto e tu li porterai fuori col tuo battello. Non ne sa niente nessuno. Di che mi minaccino? Io non ne so niente. Sarò lì a lavorare. Mi punteranno la pistola e allora partirò. Glielo dirò. E chi ce li porta? Oh, un taxista qualunque. Cosa penserà, che siamo violinisti? Gli impediranno di pensare. Che lo prendano senza figli. E dove lo trovano? Ne conosci tu taxisti senza figli? Trevi come una foglia. Io non ho mai ammazzato. Hai fatto di peggio. Dove sono i miei soldi? Te li daranno domani. Vuoi questi soldi? Li hai in tasca. Non avrebbero stabilito loro senza essere sicuri di me. Harry, non ti volevo imbrogliare. Erano più sicuri in tasca mia. Sei comico. Meriteresti quasi di trasmettere alla radio. E va bene. È andata. Siamo dentro. Speriamo di uscirne. Ma io non volevo compromettermi così. Tu lo sai, io mi tengo fuori. Dice che devo andare con loro. Durante il colpo. Tu ti stai scollando, calma, ti lascia che vada come deve andare. Ma cosa vogliono da me? Perché devo andare con loro al campo delle corse? Che aiuto posso dare? Io al posto tuo non ci andrei nemmeno di finta. Mi farei ammazzare, ma non ci andrei. Troccata. E questo è il numero 7? Avanti. Vengo subito. Ti prepari un whisky. Grazie. Bello questo appartamento. Ne costerà parecchio. Non a me. Sono contenta di vederla qui. Incominciavo a pensare che fosse un santo. Invece non lo sono. Mi piace qui, dietro il collo. Mi piace come incominciano i capelli. Niente. Quel tale al bar, cosa voleva da lei? Dimentichi di averlo veduto. Le piace questa casa, eh? Accogliente, vero? Come si guadagna la vita? Lavoro in un negozio, vendo profumi. La diverte? No.
Perché lo fa allora? Per essere profumata. Non sono profumata? È nervosa. Perché è tanto nervosa? Harry, ti piaccio io. Un poco ti piaccio. Vattene a casa da tua moglie. Sì, sarà meglio. Ma quanto sono furba. Eppure ne ho concessi i baci. E per me non hanno mai avuto il minimo significato. Solo questo doveva averne. Che sbaglio ho fatto. Imperdonabile. Io non potrò mai essere niente per te, vero? Ho finito lo whisky e me ne vado. Ma sì, vattene. Comunque è stato piacevole conoscerti. Dopotutto uno può amare la propria moglie ma desiderare qualche emozione, no? Voi donne avete tutti il vizio di rinfacciarci le nostre parole. Mi contentavo d'essere un'emozione. Non chiedevo troppo. Che cosa ho che non va? Niente, si vede che io ne ho avuto abbastanza di emozioni. Scusa. Pazienza, sono cose che capitano. È capitato a me. Forse avrei dovuto pettinarmi in qualche altro modo. Non so nemmeno perché tanto. Forse rimpianto. Una volta ho dovuto scegliere fra questa vita e un uomo senza soldi e le unghie rotte, come te. Si vede che mi è rimasto sempre il desiderio delle unghie rotte. Sono stata incauta. Addio, Harry. Non sbattere la porta quando esci. Una volta non sarei scappato come faccio adesso. Una volta andava tutto come volevo io. Era impossibile per me fare errori. Mi sentivo così sicuro di me stesso. E ora non più. Sei nei guai? Fino ai capelli sono nei guai. Lascia che vada come vuole. Non posso, io non ho altro capitale che il mio fegato. Se ancora me ne è rimasto, me ne devo accertare. In ogni caso, tu non hai nessuna colpa. Addio, Leona. Dimmi una cosa, ti sembrerà sciocco, ma c'è una ragione. Tu hai qualche neo? Eh? Se hai qualche neo. Tutti hanno dei nei. Sembrava che lo sapessi. E continuavo a pensare al domani. Che cosa sarebbe successo? Dovevo prevedere tutti i particolari, i più minuti, a incominciare da quando sarebbero arrivati. Mi dovevano obbligare a partire. Mi dovevano minacciare con le armi. Dovevo guadagnarmi la taglia e riscattarmi davanti all'uso. Per lei lo facevo. Era necessario. E dovevo agire da solo, senza nessuno. Non c'era scampo. Dovevo fare così, se non volevo perdere l'amore di Lucy. Ma che ore sono? Sono le 11:05. Oh, ma perché non mi hai svegliato? Ti agitavi tanto stanotte nel sonno, ho voluto lasciarti dormire. Sì, ma te l'avevo detto che dovevo andare a lavorare al battello. Perché non resti a casa oggi? Ho quasi finito. Andiamo alla spiaggia, le bambine le ho già mandate. Non posso, viene della gente a vedere la barca. Perché? Forse la comprano. Ferma un momento. Vuoi vendere la barca? Sì, sì. E anche la casa vendo. Cambieremo paese e ricominceremo. Ricominceremo da capo. Vuoi vendere il battello per me? Sì, è un pezzo che ci penso. Allora andremo a San Francisco come facevamo una volta. Te lo ricordi l'albergo? Ci torneremo. Può darsi. Vedremo dopo. Che ora sarà? Te l'ho detto, sono le 11. Se hai fretta ti preparo qualcosa da mangiare. No, voglio solo un caffè.
A cosa ti serve? A cosa ti serve? Non te lo posso dire. Non insistere. Se andrà bene, dopo ti spiegherò tutto. E se non andasse bene? Allora lo saprai presto. Lo saprai, non dubitare. Ma che cosa vuoi fare? Harry, pensa a me, pensa alle bambine. Non fare sciocchezze. Non ne farò. Stammi a sentire, Harry. Ti sento, ti sono sempre stato a sentire. Fai qualche altro lavoro, m'hai detto. Beh, questo è il mio lavoro. Questa la so usare. È un lavoro come tutti gli altri. Durante la guerra ho fatto di peggio e ho avuto una medaglia. Ma era diverso. Lo faccio per noi. E ti devi portare la pistola per fare un lavoro? La pistola è una precauzione. Avere la pistola non significa usarla. La porto per prudenza. Io ti conosco. Hai negli occhi quello sguardo stupido e testardo che hai sempre quando stai per fare qualcosa che sai che è male. E so che la farai qualunque cosa io dica. Però non dirmi che lo fai per noi, non dirmelo perché tanto io non ti crederò. Quanto mi pento di averti sposato. Se lo faccio è per cercare di rimettermi a galla. È questa l'unica maniera, lo capisci? Se andrà bene, venderemo la barca, andremo via di qui e faremo come vorrai tu. Io voglio che tu non vada in galera, questo solo voglio. Vedrai che non ci andrò in galera. Devo andare adesso. Lucy, me ne devo andare. E vattene, se non mi vuoi sentire, vattene via. Starò via un paio di giorni. Ti ho lasciato un po' di soldi sul comò. Ti basteranno fino a che torno. Non mi troverai qui al tuo ritorno. Ne ho abbastanza, ne ho più che abbastanza. Ho fatto il possibile per restarti vicina. Ma tu non mi vuoi vicina. Tu fai come se fossi solo. È da quando sei stato al Messico che ti comporti così. Che cosa vuoi fare adesso? Vuoi fare ancora di testa tua? Va bene, fa come vuoi. Ma stavolta non troverai più nemmeno le bambine ad aspettarti. Se è questo che desideri, fa pure. I cavalli sono pronti alla partenza. Partiti! Tom Clay conduce, secondo Woodland Star, terzo Deep Secret, quarto Pepper Boy, King Grigen e Major L in coda. Durante il primo passaggio davanti alle tribune passati in testa Woodland Star, Deep Secret secondo a mezza lunghezza, King Grigen terzo per un'incolatura, Pepper Boy quarto a due lunghezze. Durante la prima curva Woodland Star è in testa di mezza lunghezza, secondo King Grigen che perde terreno. Deep Secret terzo ad una lunghezza. Pepper Boy, quarto ad una lunghezza scarsa. Major L, quinto a tre lunghezze con Song Girl. Mani in alto, presto! Che c'entro io? Non vorrei mica far fuori. Stai zitto! Perde terreno a circa due lunghezze. Pepper Boy adesso è terzo ad un'incollatura. King Grigion è quarto per una lunghezza e mezza con Song Girl. A metà percorso c'è Deep Secret, in testa che procede velocissimo, seguito da vicino da Woodland Star a meno di una lunghezza. Adesso Woodland Star è secondo a mezza lunghezza. Pepper Boy è terzo a due lunghezze. Major L è quarto e perde ancora presto. Terreno. Mentre Song Girl procede per... Aspettate, non mi lasciate qui! Sono Pepper Boy in testa. Seguita almeno di un... Signorina! Signorina! Major L è terzo per una lunghezza. Song Girl è quarto. E quinto, Woodland Star sull'esterno. Ora Major L è in testa per... Aspettatemi! Seconda ad una lunghezza. Aspettatemi! Song Girl all'esterno è terzo con Deep Secret. Aspettatemi! Aspettatemi! Ora Major L in testa e conduce il gruppo per una lunghezza.
Primo e maggiore per una lunghetta e mezza. Per una lunghetta. Paperboy è secondo e Songhel terzo. Avanti a Deep Secret. Signori, momento d'attenzione, per favore. Non strappate i biglietti finché il risultato non sarà stato omologato. Con la vittoria d'oggi, Peggiorel ha stabilito un nuovo record per il premio Oakfield, con piedi di percorso in 2 minuti, 1 secondo e 1 quinto. Fallo andare piano, non vogliamo contravvenzioni. Harry, sono venuto a vedere se c'era qualche lavoro in vista. Ma che? Non è venuto nessuno. Avrei telefonato se ci fosse stata qualche novità. Oh, speravo. Mia moglie dice che non ne può più di vedermi per casa. Prendi la sculacciata. Provaci tu, che poi io rido. Non voglio trattenerti, avrai certamente dell'altro da fare, eh? Lo sai benissimo che io non ho nient'altro da fare. C'è il pannello della cabina che ha bisogno di essere verniciato. Adesso lo faccio. No, è meglio aspettare, devo lavorare al motore. Che cosa? Le candele, hanno camminato molto, ormai sono cotte. Ma le ho viste io l'altro giorno, andavano benissimo. Ho già detto che non vanno. Va bene, va bene. Mettiamo in moto così vediamo. Fanno benissimo le candele. Eh? È sempre meglio averne un'altra serie. Vada a Porter e comprane altre 6 uguali. Si può sapere cosa hai? Sembra che tu mi voglia mandar via. Cammina. Dov'è il battello? Eccolo lì, fesso. Ma non può essere. Non vedi il capitano, andiamo. Ehi, che cosa vorrà? Fai come ti ho detto, su, vattene! Levati dai piedi! Avanti, presto, salite, andate sotto con quella roba. Leva quella corda. Avanti, su, presto, muoviti! Avanti, capitano. Harry, non lo fare, Harry! Andiamo, capitano, tagliate quel cavo. Che aspetti a partire? Sbrigati! Presto, che cosa fai? Dobbiamo andare piano qui dentro, se no ci viene dietro la portuale. Dobbiamo sempre andare piano così. Mettetevi giù voi altri. Presto! A lui ci penso io. Che c'è, capitano? Hai perso la parola? Ah, era un tuo amico. Ti dispiace che sia morto, eh? Non l'avevo previsto. Non l'avevo. E cosa fai? Perché gli fai cenno? Ci salutiamo tutte le volte che passa. Suda freddo, che quella è la capitaneria, Biglia. Stai attento, stacci tu. Se vuoi evitarti dei dispiaceri, capitano, occhio a quello che fai. Se dai l'allarme, tu decolli subito e ti do anche un paio di marinai come scorta, quindi pensaci. Velocità può fare la vedetta? 20 e anche più. Vai a 20. Si spacca la barca con questa maretta. Non la rimpiangerai per molto.
Guarda, andiamo dall'altra parte dell'isola di Catalina, qui dove è segnato. Tienimi un momento il timone. Ci potrebbero raggiungere ancora? Gli aerei. Tra poco è scuro. Ma esistono i radar. Per questo noi andiamo dall'altra parte dell'isola. È chiaro? Quando avranno capito come siamo scappati, saremo già in salvo, giusto? Che te ne pare? La rotta è 21. Beh, cosa dici, che ce la facciamo? È arrabbiato per quel negro. Perché l'hai ammazzato? Me ne dispiace. Tu non te l'immagini quanto mi dispiace. Ho perso la testa. Non li credere quando verrà la tua volta. Va fuori, sta attento alle navi costiere, Salame. Qui si manda. Vieni al timone tu. Eh? Devo guardare il motore. Avanti, è come l'automobile, vai diritto. Tieni la riga sul 21. Così, sì, ecco. Tu che cosa stai combinando lì? Guardo il carburatore, deve essere sporco il filtro. Ehi, c'è ancora il tuo amico qui. Che lo portiamo a fare? Buttiamolo in mare. Ma non se ne è nemmeno accorto. Via, via, buttalo in mare. Forza! Lo sai che un morto pesa più di un vivo? L'hai mai sollevato un morto? Sì, molte volte. Ma non erano miei amici. Ah, così è meglio, no? C'è un po' più di spazio ora. Ehi, ehi, dove è andato a finire? Dove l'hai messo? Che cosa? Lo sai benissimo, l'hai buttato in mare. Oh, sei pazzo. Oh. Non sono pazzo, ce l'hai buttato apposta. Dammi la pistola che lo Stai faccio zitto. Fuori, dammela. Stai zitto! Ti cerchi dei guai, capitano. Eh? Tagliatevi la trippa e impiccatevi con le budella. Ci sono armi a bordo. Avanti, tirale fuori. Dove sono? Volevo prenderle. Digli dove sono, che ci va lui. Dello stipetto. Ce ne sono cartucce? Non ce ne facciamo niente delle cartucce. Sea Queen, rispondete, ripeto, parla il posto di controllo di Punta Dom, chiamo l'imbarcazione da diporto 6497, Sea Queen, rispondete, ripeto, parla il posto di controllo di Punta Dom, chiamo... Devono aver capito, pazienza. Non ti interessa quello che dicono di te? Non possono dirmi niente di nuovo, c'ero. Che ne è di Duncan? È morto. Non era molto furbo. Tu lo sei. Sì? Tanto che mi sto domandando per quale ragione hai accettato. Quei $2000. Ah. Lo sai cosa credo? Credo che tu speravi nella taglia. Sì, tu volevi catturarci tutti per poter poi incassare la taglia. Sì, è così. Vieni, prendi il timone. Vado a prendere la giacca, che ho freddo. Freddo? Alla schiena, vero? Prova a mangiare un po'. No. Prega di non trasmettere su quest'onda. Parla il posto di controllo di Punta Dom. Tutte le stazioni sono pregate di non trasmettere su quest'onda. Ripeto, si prega di non trasmettere su quest'onda. Parla il posto di controllo di Punta Dom. Si prega di non trasmettere su quest'onda. Thank you.
Vuoi un sorso? No, sono astemio. Sei molto nervoso, eh? Sai, non sono stato mai ammazzato. Beh, ma che succede? Ma chi lo sa? Il motore zoppica. Adesso ci do un'occhiata. Tieni rotta mentre guardo. Così. Niente di grave. Adesso lo metto a posto. Tu stai in rotta. Chiudi la benzina, se no vai a fuoco. C'è ancora una speranza. C'è ancora un filo di speranza. Un'inezia può farla fallire. Deve andare tutto bene. Maledetto assassino vigliacco. Credevo di averlo fatto fuori. Un uomo solo, che cosa può fare? Un uomo solo, che cosa può fare? Che cosa? Il controllo di Punta Dom chiama battello 6497 e Sequin. Rispondete, prego, rispondete, prego. Sequin, rispondete, se mi sentite. Parla l'idrovolante 7805 a Newport. Avvistato il Sequin. Quadratino di posizione 180D4. Il battello è alla deriva. Nessun segno di vita.
cosa è successo? Avanti, ci dica qualche cosa che poi ce ne andiamo a dormire. Pare che Morgan li abbia ammazzati tutti, lui è ferito. Ah, è ferito? Gravemente? Da quanto ho sentito, credo che abbia poche speranze di cavarsela. Oh, no. No. Oh, mamma! Eccoli. La desiderano a bordo, signora, ma le bambine le lasci qui. Aspettatemi là. Non c'è tempo da perdere, signora. Bisogna buttargli subito il braccio sinistro, ma ci vuole il permesso per farlo. Ma io non posso darvi. Non posso. Venga a vederlo, signora. Non vuole neanche che lo portino a terra. Muore se non lo portiamo all'ospedale, non lo operiamo subito. Cerchi di convincerlo. Ci sono le bambine. Sono fuori che aspettano. Non farò che chiedere di te. Io non voglio che mi tagli il braccio. Ma morirai, Harry. Lasciatemi morire. Se tu muori, morirò anch'io. Io non posso vivere senza di te, tu lo sai. Come le automobili sulla strada. La fortuna, sì, la fortuna. Nessuno. Non mi lasciare sola. Io non posso stare senza di te. Quando tu sei in mare, io non dormo nemmeno. Harry, non mi lasciare sola. Sola? Un uomo solo che cosa può fare? Dio, Lucy. Sono qui. Dillo. Sono vicino a te. Oh. Lucy. Lucy, tu sei qui. Avevo paura di averti perduto. No. Non mi lasciare. Non mai. Oh, ho sonno. Tanto sonno. Ma devi dirmi qualcosa prima di addormentarti. Oh. Mi devi dire che devo fare. Ah. Ti devono amputare il braccio, Harry. Non dire di no, altrimenti morirai. Oh. Io ti voglio. Non te ne andrai. Non mi lascerai. Mi vorrai bene. Sì, amore. Oh. Digli d'amputare. Farò come vuoi tu, io ho bisogno di te. Non lasciarmi, Lucy, non lasciarmi. Io ti amo, Harry. Tu sei l'uomo migliore che io abbia conosciuto. Riposa adesso. Guarirà, vero dottore? Papà guarirà, vedrete. Guarirà presto. Ma voi dovete pregare. Pregate molto il Signore per lui. Lei lo conosce? Sì, lo conosco. Detesto il mattino, è la parte peggiore del giorno. Avanti, su, andiamo. Circolare, avanti, circolare.